È appena iniziata la gara tra Muli Antichi e Bari, siamo nella quinta giornata del campionato di Serie 2 Girone Sud. Due squadre finora non sono riuscite a conquistare particolari risultati, il Bari a quota 6, Muli Antichi invece con 4 punti nei cardini finora nei 4 del Girone Sud. Prima azione che vede in attacco la squadra di Muli Antichi, il pallone per il Bari che va avanti da posizione 3, il tiro deviato e Giuseppe Gregorio porta in vantaggio il Bari, la rete da parte del classe 99. In attacchi Muli Antichi, situazione di uomo in più, il pallone che viene giocato verso sinistra, chiamato lo schema, ancora l'avanzata da parte dei giocatori verde, giallo, rossi, si va ancora ad avanzare, ancora lo spazio che non viene trovato da parte dei giocatori catanesi, a palla in mezzo e Gabriele Paratore porta in parità la squadra catanese, siamo 1-1 qui alla piscina Nesima con la rete. Il Bari va in attacco dopo aver subito il gol di Paratore, la palla va verso posizione 5, poi in mezzo il tiro e Alessandro Sassanelli porta nuovamente in vantaggio la formazione di Antonello Risola. Attacco da parte di Muli Antichi, uomo in più che deve essere sfruttato, ma caduto in precedenza con il gol di Paratore, la palla giocata verso sinistra posizione 5, vediamo se c'è lo sbocco in mezzo, in realtà non è così, ancora l'attacco da parte della formazione di Pugliafito, la palla in mezzo, poi il tiro, Gabriele Paratore, una bella beduina in mezzo a due uomini, regala il gol del pareggio alla formazione dei Muli Antichi, 2-2 qui a Catania. Bari ancora in attacco, la palla in mezzo, occhio che se ne va via un giocatore, c'è spazio, poi il tiro e la palla che viene data in attacco in favore dei Muli Antichi, ancora opportunità per quanto riguarda la squadra padrona di casa dei Muli Antichi, il pallone che viene giocato all'indietro, poi c'è l'opportunità per andare in attacco e Patrick Fellner porta in vantaggio i Muli Antichi, siamo 3-2, bella rete da parte della formazione siciliana. Muli Antichi ancora in attacco, ce lo passa verso posizione 1, il tiro e Gabriele Paratore, ancora lui protagonista, 3 gol per lui in questa partita, prima con l'uomo in più, adesso in controfuga, 4-2 Muli Antichi nei confronti del Bari. Pallone che viene ancora giocato, si va in posizione 5, Bari che indietreggia tutto quanto per difendere questa situazione molto complicata, si va a giocare verso posizione 1, vediamo se c'è lo sbocco per andare in porta, palla dall'altra parte e gol! Valerio Nicolosi, classe 2000, porta più 3 i Muli Antichi, festa per i verde giallorossi. Siamo entrati al terzo tempo, attacco da parte di Muli Antichi con questa azione si sviluppa e il gol ancora di Fellner, Patrick Fellner sfrutta la controfuga, palla sopra la testa del portiere Tramacera. Bari in attacco che cerca di recuperare un pochino il passivo, sotto di 4 la formazione di Isola, si gioca verso posizione 1, la palla in mezzo è tutto solo il gol di Giuseppe De Luce, 6-3 il punteggio, Bari che quindi accorcia le distanze, il fallo ancora all'attacco, siamo entrati nell'ultimo tempo di questa partita, la palla in mezzo si va da Del Giudice, il tiro, gol Gaetano Del Giudice, il Bari a meno 2, il Bari ancora lì per lottare per vincere questa partita. Controfuga da parte dei Muli Antichi, lo spazio, la palla in mezzo dovrebbe essere data, adesso arriva il tiro, gol, Luca Reina porta nuovamente a più 3 i Muli Antichi che distanzia nuovamente la formazione di Risola, 7-4. Ma i Bari tutti in attacco per cercare di recuperare questa partita, c'è spazio quindi per i Muli Antichi, il tiro, gol, Aurelio Scebba, l'esperto giocatore ex Brescia ha segnato, 8-4 il punteggio di questa gara. Bari in attacco ormai solamente per l'onore, c'è questo lancio in mezzo, rete, il giovane Luca Clemente ha segnato, siamo 8-5, ma ormai i Muli Antichi sono vicini a conquistare questa partita e alla piscina Nesima è finita, i Muli Antichi battono il Bari per 8-5 e sopravanzano in classifica proprio la formazione pugliese, importante l'apporto soprattutto di Gabriele Valadori in questa partita che ha realizzato 3 reti e poi anche Fellner protagonista con la sua doppietta.